con questo. Di carburante con sì, di energia. Allora, facciamo un approfondimento sul Tridan Pro. Tridan Pro, sì. Questa è una stazione di ricarica, sì. Quindi ha l'RFID per sì. capire chi lo sta usando. Esatto, giusto. Per identificare gli utilizzatori. E il 4G, perché così il condominio non è costretto ad avere il wifi. 4G Ethernet, soprattutto Ethernet, è per avere una connessione stabile. Okay. Quindi quando soprattutto installi, facciamo finta nel condominio, 5 di questi caricatori che sono interfacciabili tra di loro, è essenziale che la connessione sia fissa. È stabile, molte volte avere un wifi presente in tutta l'area quello che può essere un garage o così, certo, diventa magari complesso, quindi garantisci stabilità. Il caricatore arriva con una scheda SIM inclusa che garantisce 3 anni di funzionamento della scheda e poi a ricarica, che l'utilizzatore può scegliere la scheda. E l'innovazione più grande, oltre ad avere tutte le caratteristiche del Tridan, okay, è appunto l'RFID o l'NFC, quindi identificazione. Identificazione, okay, che garantisce, come ho già citato, sia la possibilità di capire e gestire gli utenti, sì, da parte di un amministratore o di un installatore partner che si occupa di queste cose, sia di mettere, in caso in cui facciamo finta un ristorante, un hotel o quello che è, sì, e abilitare la carica. Quindi ah, al posto, okay, di averlo sempre disabilitato e attivarla con il telefono e o come diciamo prima con lo smart lock, per esempio tu arrivi in hotel, gli chiedi la carta, passi la carta, si abilita la carica e tu puoi caricare l'auto con il servizio dell'hotel. Ah, okay, sì, senza avere appunto la necessità di una colonnina classica che magari è chiaramente più cara, necessita comunque anche un'installazione più grande, più o complicato. Più spazio. Come quella lì che è, per esempio questa qua, esatto, è una colonnina classica che tu arrivi, paghi e colleghi. Esatto, qua è ideale perché questa ha 2 output, una a destra e una a sinistra, quindi questa è pensata più per una, questa è più chiaramente funziona anche in hotel, però per quel bread and breakfast magari un po' piccolo, sì, il supermercatino di paese, quelle cose lì, quella è una soluzione più versatile, più piccola, più gestibile anche proprio a livello, certo, di costi. E mi dicevi lo smart lock che sfrutta la tecnologia low energy Bluetooth. Low energy Bluetooth. Arrivi con lo smartphone o con lo smartwatch e attivi la carica. Okay. O ti avvicini con una Tesla anche con la macchina sociale. E si attiva già, quindi tu devi scendere e comincia a caricare. È già a posto. Esatto. E è un piccolo risparmio a livello di tempo, veramente cambia, sì, veramente poco, ma a livello di testa è un grande acquisto, proprio semplifica un sacco la vita. Esatto, le solite piccole comodità. Va bene, Ria, grazie mille. Grazie a te. E alla prossima. A te.